Allora, ciao a tutti, eccomi qua, non so se mi sentite bene, purtroppo sto registrando con la webcam e col microfono del computer e purtroppo la fotocamera in questi giorni mi ha un po' abbandonato, non ho pile decenti e quindi non riesco a registrare un video come si deve. Probabilmente lo sto registrando, ma chissà se lo metto in onda. Probabilmente lo registrerò di nuovo. Allora, Natale è arrivato in anticipo quest'anno per me. Ecco qua. Stamattina sono andata a ritirare in posta un pacco, ecco, e chi me l'ha spedito è questo nome che leggete. Leggete? Allora, anzitutto non era una cosa pilotata, non era una cosa di uno swap. Sara è stata così gentile che mi ha voluto fare un regalo e io non ho parole per ringraziarla. E sono rimasta molto contenta e vi faccio vedere subito che cosa mi ha mandato. Allora, anzitutto mi ha scritto il biglietto. Rido perché lei scriveva, io non sono molto pratica a fare i biglietti, però cioè, ha scelto comunque un colore che sapeva che mi sarebbe piaciuto. E comunque voglio dire, non è tanto il biglietto, ma le parole che hai scritto sono state bellissime. E io non ho, continuo a dire che non ho parole per ringraziarti. Sono molto emozionata perché sinceramente non me l'aspettavo che mi avrebbe fatto un pensiero. Quando sul gruppo di Mani Creative avevo letto che aveva spedito qualcosa a qualcuno, non immaginavo che quella persona sarei stata io. E poi non immaginatevi, cioè, non, la meraviglia nel vedere cosa stava nel pacchetto. Mi ha riempito il cuore veramente, perché era una cosa che desideravo tantissimo, che non ho ancora avuto il coraggio di fare io per me, e lei me l'ha mandato nel mio colore preferito, sapendo che io l'avrei gradito visto che è un colore che abbiamo in comune. Ed è così che io vi faccio vedere il bellissimo Granada che mi ha fatto Sara. Purtroppo, la pazienza e la bravura di questa ragazza a realizzare questa meraviglia, cioè io non ho parole, è bellissimo tant'è che come l'ho fatto vedere mia madre e a mia figlia, già se ne sono innamorate, hanno detto ce lo devi prestare, ce lo devi prestare, ce lo devi prestare, insomma se lo vogliono mettere tutti. Allora io ho detto fatemelo mettere prima a me. Almeno, voglio dire, il regalo è mio, posso metterlo io una volta? E niente, questo è bellissimo. Madonna mia, cioè. Niente, però non contenta Sara, ha voluto mandarmi pure del materiale. E adesso non so che cosa riuscirete a vedere con questa videocamera, francamente. Io cercherò di farvi vedere quanto più possibile. Se il video farà proprio schifo, sicuramente lo registrerò di nuovo. Però spero, siccome ci tenevo tantissimo a ringraziarla, anche se la qualità non è il massimo, io ho voluto farlo lo stesso il video oggi, perché è oggi che ho ricevuto questo regalo. E ieri era venuto il postino, ovviamente ieri mattina non mi ha trovato. E quindi aveva lasciato la cartolina, ma io francamente non mi aspettavo per nulla, non avevo fatto ordini, o meglio, avevo fatto l'ordine da bidding.pl e mi era arrivato tutto. Sapevo che la mia swappina dello swap Crea con Gusto non aveva spedito in giornata come me, quindi mi sembrava strano ricevere qualcosa. Quando poi ho visto ieri sulla tracciabilità, il numero di raccomandato visto Rovigo, ho detto ma possibile? E invece è stato proprio così. E Sara aveva il dubbio che la sorpresa non avesse avuto buon fine, invece la sorpresa è andata non a fine, più
più che a fine. Allora, vi faccio vedere cosa mi ha mandato. Allora, mi ha mandato questa bustina di mezzi cristalli, ovviamente verdi. E tu non hai idea di quanto io apprezzi tutte le cose che mi hai mandato e non vedo l'ora di utilizzarle. E che questo per me è un periodo pienissimo e sto cercando di arrabattarmi nei vari lavori e non riesco mai a fare tutto quello che vorrei. O meglio, faccio le cose che mi chiedono e non le cose che piacciono a me, purtroppo, e rimango sempre indietro con le mie cose. Allora, poi questo cabochon verde a forma di coniglietto. Troppo bello, non l'avevo mai visto così. Poi, due roselline marroni di resina. E sono fatte di fimo. E fimo? Non lo so. Forse le ha fatte lei. Questa qua, che pure è bellissima, credo che sia di resina. E questa sicuramente io copierò lo stampo perché mi piace molto questo gruppo di tre roselline. Si vede? Poi una morrina, no, neanche una morrina, scusate, straparlo, non sto tanto bene. Una perla di vetro quadrata. Un soft touch e queste con le Super Duo. Ma sapete che ho preso le Super Duo da Bling PL e non ho preso neanche una Super Duo verde. È assurdo. Poi farò l'altro video per farvi vedere cosa ho preso. Poi altre due perle di vetro, tutte attorcigliate, bellissime, sono stupende. Questo è un paio di orecchini per me. Accoppiati al Granada non me li toglie nessuno. Ma giustamente non si vede. Ecco, così vediamo. Così la vedete? Poi, delle perle cloisonné. Sempre in tonalità verde. Ecco, sono volate. Ecco, vi faccio vedere due perché l'altra non, adesso non la trovo. E questa è una parte delle cose che mi ha mandato. Altra bustina, tutta minuteria varia metallica, tra cui ci sono, io ve lo dico soltanto, non vi faccio vedere oggetto per oggetto perché voglio dire c'è di tutto, però quelle cose, le cose più belle ve le faccio vedere. Ci sono degli anellini, ci sono queste cose stupende che. O è una chiusura, non lo so se è una chiusura o se sono due link da utilizzare per orecchini, per belli, non li avevo mai visti, stupendi. E poi ci sono questi charm che sono fantastici, col pappagallino, guardate, pappagallino, che bello. Poi c'è una chiusura, bellissima, fiore, io non l'ho mai trovata. Ah, ci sono altri due link a forma di fiorellino, che belli. Poi c'è questa bellissima chiusura col fiore che mi è caduta. È una chiusura T-bar. L'avevo vista la T, adesso non la vedo più. Ok, questa è la parte di minuteria metallica che mi ha mandato. Le altre erano perle e poi non contenta, ci siamo ancora. C'è ancora roba. Mi ha mandato questa cosina di topo grigio perla che è stupenda. E poi mi ha mandato tantissimi phone strap, accessori per il phone strap con i moschettoni. Scusate, tutti colorati. Sono belli, sono stupendi, uno più bello dell'altro. Tra l'altro io colorati non li ho mai trovati, li ho sempre trovati neri. E ancora, per concludere,
Bellissime, io le adoro. Le coccinelle, quelle adesive da poter utilizzare sui biglietti o sulle confezioni regalo. Tra l'altro, lei poi sulla confezione regalo me l'aveva messa una coccinella, guardate. E guardate quanto è stato dolce che mi ha scritto. Buon Natale. Allora, Sara, io ti ringrazio. Non so veramente che parole utilizzare per ringraziare. Io, francamente, quando sono emozionata e quando rimango stupita, raramente trovo le parole per descrivere quello che provo. E sono felice di questo regalo, molto felice. Ti ringrazio tantissimo. E sono sicura che se provo a mandarti qualcosa in questo periodo sarà una tragedia. Però abbi fede che io un pensiero, se non te lo faccio per Natale, te lo faccio per la Befana, visto che come sto, mezza Befana sembro. Poi nel mio sgabuzzino dove lavoro ancora meglio. Vabbè, io vi saluto, vi mando un bacio a tutti quanti, vi ringrazio ancora tutte le iscrizioni che ci sono state ultimamente. E, cerco di ringraziare man mano tutti quanti, spero di essere riuscita a ringraziare tutti quanti finora. Se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi, però comunque col cuore vi ringrazio perché ultimamente ho superato le 100 iscrizioni e ho superato anche le 6.000 visualizzazioni. Sono passi piccoli, però danno tanta soddisfazione. Grazie a tutti. Ciao, buon Natale se non ci vediamo.